Beh, gli appuntamenti sono tanti. Innanzitutto tutte le nostre sfilate con dei brand fantastici che dettano la moda nel mondo, e quindi Milano è la Fashion Week forse più attesa proprio perché in questi ultimi anni fa le tendenze. Poi ci sono tantissime presentazioni, tantissimi eventi all'interno della Fashion Week, veramente tanti quest'anno, in una città che già nasce per accogliere la Fashion Week con il progetto Milano XL, voluto dal Comune di Milano con ISCE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che è un progetto ad alta gamma, è un progetto che diciamo presenta nella città alcuni degli aspetti che spesso non si guardano durante la Fashion Week, cioè cosa succede nel mondo degli occhiali, della cosmetica, della pelle, eccetera eccetera. Quindi mi sembra una bella iniziativa che renderà la città una città festosa, pronto ad accogliere diciamo il pubblico, che sia quello degli addetti ai lavori ma anche quello dei curiosi o della gente che si avvicina alla moda. Ormai la moda è globale, quindi tante cose che succederanno. E poi l'evento clou per noi, che sarà il Green Carpet Challenge, cioè il nostro Oscar della moda sostenibile alla Scala il 24 settembre alle 19, in cui premieremo dei brand, premieremo dei giovani, premieremo degli artigiani, premieremo il lavoro fatto sulla sostenibilità in Italia, che inizia a dare i suoi frutti, inizia a rendere l'Italia sempre più unica e speciale, perché noi oggi siamo il paese del bello, del ben fatto, ma anche quello che ci mette tante energie per cercare di creare dei prodotti anche sostenibili. La moda è sogno, ma è anche un grande business per il nostro paese. Quali sono i numeri della moda in quest'anno? Dunque 2017 attesa 86 miliardi rispetto agli 84 l'anno scorso, parlo di numeri complessivi, tessile, moda, abbigliamento e accessorio, inclusa occhiali, cosmetica e gioielleria. 86 miliardi, quindi con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno, mi sembra che stiamo crescendo a ritmi accettabili, buoni, doppio del PIL, insomma, mi sembra positivo. Ecco, questa ripresa si sente anche nel vostro, la ripresa registrata dall'Istat e diciamo così celebrata dal governo, si sente anche nel vostro settore, anche per l'Italia finalmente ricompra? Sì, c'è una leggera ripresa in Italia, ancora è presto per dire che l'Italia torna a consumare moda come una volta. Gran parte della crescita è dovuta all'export, quindi noi siamo ancora i grandi esportatori, però c'è un'energia si percepisce un inizio di energia diversa. Ora, trasformare questa energia poi in acquisto forse ci vuole ancora un po' di tempo, però c'è positività, c'è un'energia diversa, soprattutto ci siamo messi alle spalle degli anni di crisi molto dura, che la moda tutto sommato ha saputo anche affrontare, gestire. Anche la moda ha sofferto in alcuni momenti, però questa crisi dura che sembra un po' alle spalle è foriera di positività per il futuro. Ovviamente ci aspettano un sacco di sfide e noi però sono sicuro che sapremo coglierle. Quali sono i mercati che vanno meglio? C'è una si è normalizzata fortunatamente la situazione in Cina, che aveva avuto un attimo di defiance, anche perché forse si è ordinata meglio, si è capito meglio il paese, si stanno facendo politiche giuste, corrette. Il mercato che forse sta andando molto bene per tutti è il mercato internazionale, cioè quello del web. Stanno crescendo molto le vendite online a tutti i livelli, sia sui siti diretti che su quanti poi gravitano intorno al mondo della moda, e al di là di dove poi vanno a finire questi acquisti, bisogna dire che questo canale sta diventando importante, quindi direi che forse in questo momento tutte le aziende crescono a doppia cifra proprio sui canali di vendita online. Come vestirà la donna la prossima primavera? Ma questo glielo lasceremo dire ai designer, che si esibiranno sulle passerelle la prossima settimana. Non voglio anticipare, anche perché non so cosa ci proporranno, ma sono sicuro che vestirà come sempre quando gli italiani fanno le proposte, sarà molto stimolante quello che vedremo sulle passerelle. È previsto per caso la presenza di qualcuno del governo in apertura, per esempio l'anno scorso Renzi? Ma noi più che l'apertura quest'anno faremo la chiusura, quindi ci sarà quella
serata dedicata alla sostenibilità, e in quella serata sono previsti sicuramente il sindaco, il ministro Calenda, il vice ministro Scalfarotto, insomma un sacco di il presidente dell'ICE Scannavini, quindi ci saranno le autorità che ci stanno seguendo, e devo dire che le autorità stanno seguendo molto la moda, il governo sta seguendo molto la moda, la città sta seguendo molto la moda, cioè c'è anche lì vediamo che finalmente c'è un cambio di passo nel rapporto tra la moda e il paese. Noi siamo da sempre la seconda economia del paese, la moda. Abbiamo sulla bilancia attiva di pagamenti, che l'anno scorso era di 52 miliardi, la moda pesava per 25, quindi siamo la voce forse più importante perché esportiamo tanto, però non sempre in passato veniva posta l'attenzione giusta al nostro settore. Invece devo dire che da qualche anno è cambiato molto, c'è veramente attenzione, collaborazione, e anche questa iniziativa su Milano XL lo dimostra, così come il Green Carpet Challenge che noi facciamo in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, ICE, il Ministero dell'Ambiente, insomma tanta roba. Tanto si faceva spesso il confronto con altri mercati, piazze, da Parigi a New York, abbiamo ancora da invidiare a questo oppure no? Ma io credo che ogni paese poi esprima una sua peculiarità. Io non credo tanto nel fatto che siamo lì a fare una specie di gara tra di noi. Credo che l'Italia stia performando bene, i nostri brand stiano performando bene, i francesi hanno una storia fantastica, invidiabile, perché insomma esiste da tanti anni, la settimana della moda francese prima di quella italiana forse, ma bisogna dire che poi in Francia ci vanno tanti italiani, cioè noi siamo quelli che non solo siamo forti in Italia, ma rendiamo forti anche le altre Fashion Week, no? Pensiamo all'alta moda francese, più di metà dei brand che sfilano nell'alta moda francese sono italiani, quindi è bello, però io non sono di quelli che auspica una chiusura per cui torniamo tutti a casa, no. Io credo che sia bello proprio questa forza che hanno i brand italiani di andare per il mondo, di rendere forte la Fashion Week, ma di essere forti anche quando vanno fuori dall'Italia a presentare le loro creazioni. Questo vale per i prodotti finiti, vale per i tessuti, vale un po' per tutto. Noi siamo i primi a produrre e a vendere nel mondo, e spesso ci spostiamo dall'Italia, ma questo non vuol dire niente per me.